Bellissima esposizione e approfondimento al congresso SIO del dottor Vincenzo Marcelli, del responsabile di audiologia dell'ospedale del Mare di Napoli, che ha introdotto un argomento in qualche misura inedito, ovvero il declino cognitivo connesso all'equilibrio, quindi ai disturbi vestibolari. Quindi molto interessante, vuole riassumere per noi brevemente i concetti? Certo, con piacere. Beh, vede, per anni ci siamo soffermati sugli aspetti più, come dire, più intuitivi del paziente con un disturbo dell'equilibrio, la vertigine e successivamente il disequilibrio. Scarsa attenzione si è posta per troppo tempo ad altri sintomi spesso ritenuti un po' più strani, come ad esempio il paziente che dice: dottore, guardi, io ormai se vado in un albergo faccio fatica a riconoscere le stanze, eppure ci sono stato tante volte. Oppure la collega medico che ci dice: guarda dottore, io quando faccio studio faccio grossa fatica a capire quanto tempo è trascorso. Perché accade questo? Ma perché l'apparato vestibolare è sicuramente implicato nel controllo di funzioni cognitive estremamente complesse, che sono la corretta elaborazione dello spazio e, come abbiamo appena detto, anche banalmente il corretto trascorrere del tempo. Mi è molto sorpreso un passaggio in cui lei diceva: se noi non conoscessimo, noi medici, noi operatori, se noi non conoscessimo i nuovi studi sul tema, rischieremmo davvero di mandare alcuni pazienti in psichiatria piuttosto che non curarli dal punto di vista audiovestibolare. Quindi immagino che ci sia anche bisogno di una formazione presso i suoi colleghi, quindi un approfondimento di queste tematiche. Come crede che si possano diffondere? Beh, sicuramente c'è bisogno di approfondire, di diffondere un pochino meglio queste più o meno nuove conoscenze. Ma guardi, in realtà io credo che però sia ancora importante ascoltare attentamente il paziente, perché è vero che a volte il paziente è molto spaventato, ma è altrettanto vero che poi quando racconta dei fenomeni così particolari, il paziente che ci racconta: dottore, guardi, io da quando ho avuto questo problema è come se vedessi il mondo da una prospettiva diversa, vedessi il mondo dall'alto verso il basso. Beh, in neurologia sono riportati questi dati, che sono strettamente legati a patologie neurologiche, ma che devono essere approfondite perché condivise con una patologia vestibolare. Può riassumere brevemente i concetti principali, nel senso che lei parlava di una difficoltà di un paziente, ad esempio, a orientarsi nello spazio o il timing. Ecco, quali sono i segnali di allarme dal punto di vista sintomatologico che bisogna tenere in considerazione? Beh, vede, questa è una domanda particolarmente complessa, perché se nella stragrande maggioranza dei casi il paziente risolve il tutto con una fase di disequilibrio che può durare qualche settimana o anche qualche mese, una minima ma purtroppo importante percentuale di questi soggetti comincia ad avere disturbi particolari. Per cui facciamo attenzione quando il paziente ci racconta, ad esempio, una scarsa capacità di concentrazione, una scarsa capacità di attenzione, e ci dice: dottore, guardi, io prima mi divertivo con le parole crociate, adesso faccio grossa fatica. Gestisco con difficoltà i numeri. Abbiamo, dicevamo durante la relazione, abbiamo una paziente che a seguito di un fenomeno di una vestibulopatia acuta non è più in grado di gestire la propria attività, era un'economa presso una grossa azienda, ha dovuto cambiare mansione. Quindi una serie di elementi che devono farci avere un'attenzione più precisa, più specifica nei confronti di questo paziente. Un'ultima battuta: al suo parere l'incidenza, cioè quanti dei pazienti che lamentano disturbi vestibolari avranno possibilità di avere declini cognitivi? Guardi, fortunatamente nella nostra esperienza non sono moltissimi, anche se, ripeto, non è una cosa datata, è una cosa piuttosto nuova, quindi in realtà il reale impatto di questa nuova forma di sofferenza è ancora poco chiaro. Nella mia esperienza non sono tantissimi, ma le assicuro che i pazienti che però hanno questo tipo di disturbo sono veramente molto complessi da trattare. Grazie dottore, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata.